Questo luogo, appartato e tranquillo, assai difficile da raggiungere attraverso un bosco scosceso e pieno di rovi, era il buon ritiro di un comandante della Marina Militare che aveva navigato 20 anni con tanto di croce d'oro e di medaglia d'onore per anzianità di servizio 40 anni, fino alla onorificenza di cavaliere acquisita nel 1956. Un vero lupo di mare che viveva qui e dal balcone accarezzava con lo sguardo l'orizzonte oltre il quale immaginava il mare che aveva solcato per tanti anni con l'onda dei ricordi di tante avventure che risvegliava la sua memoria. Gli ambienti sono piccoli ed ampiamente devastati, con oggetti sparsi ovunque sotto un tetto cadente dal quale occheggiano sole e nuvole che si muovono come in un ballo lento. Anche il foglio della sua pensione arriva al nostro obiettivo. L'esplorazione è breve ma sempre intensa quando cerchi di immedesimarti nella dimensione spazio-tempo di chi abitava in questi luoghi abbandonati, immaginando scampoli della loro vita. Usciamo ed anche noi cediamo alla tentazione di scrutare l'orizzonte. Una visione che sempre ci consola, a maggior ragione in questo momento, per il ritorno attraverso il bosco ostile. Ma come dice il saggio, il ritorno è sempre più facile perché sai cosa ti aspetta. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per le notifiche e se vi scappa anche un like andrebbe bene. Ciao, ciao a tutti!